Buongiorno Italia! Buongiorno Giorgia! Giorgia! Dove sei Giorgia? Obiettivo 30% possibile. Più del 30%. Più del 30%. Obiettivo 30% possibile. E perché limitarci a quello? 30% obiettivo possibile a queste elezioni europee per Fratelli d'Italia? Beh, allora, stando ai sondaggi è un obiettivo possibile, almeno questo ci rappresentano le case sondaggistiche. L'altro tema però qual è quello dell'astensione al voto, che può impattare negativamente sul risultato finale. Ministro, obiettivo 30% possibile? No, un voto in più delle politiche. Con un'affluenza sensibilmente più bassa rispetto alle politiche, l'obiettivo è il 30%, è un obiettivo realistico secondo lei? Io sono un indefesso, non un fesso, un indefesso ottimista, sono convinto che sfonderemo. Dopodiché politicamente è significativo solo avere lo 0,01% in più di quando siamo arrivati al governo. È un fatto chiaro per noi, impegnarci costantemente per raggiungere il massimo del consenso possibile, spero del centrodestra, con un risultato molto rilevante. Se Fratelli d'Italia farà un voto più delle elezioni politiche, significa che abbiamo lavorato bene. Avete posto l'asticella molto bassa, 26%, con un'affluenza molto più bassa rispetto alle politiche, l'obiettivo del 30% è irrealizzabile, o ci credete? Ma io non ho mai posto obiettivi, perché ritengo che gli elettori sono coloro i quali fanno la classifica. Sappiamo di aver dato in questi 18 mesi il massimo possibile agli italiani in termini di un governo serio, che è stato sui temi che aveva detto che avrebbe affrontato. Abbiamo detto che avremmo abolito il reddito di cittadinanza e l'abbiamo fatto, abbiamo bloccato il superbonus, che era una voragine nei conti dello Stato. Vi è chi in Europa vuol portare reddito di cittadinanza e, attraverso le case green, il superbonus. Noi vogliamo portare in Europa un'Italia a testa alta, che oltre a cercare di mettere in ordine i propri conti scassati dal governo Conte e dai 5 Stelle, eviti che questi personaggi scassino anche i conti europei.